Ma ciao bimbi, siete pronti per una nuova avventura? Spero proprio di sì, perché oggi io e i miei meravigliosi brillantini vi porteremo a fare un giro prima in una foresta e poi a fare il trucco di un animale fantastico, quasi magico. Allora partiamo! Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e un aquilano reale, il gatto, il topo e l'elefante. Effettivamente, bimbi, questi liocorni che non si trovano in questa foresta, voi avete capito cosa sono? Ah sì? O no? O avete dei dubbi? Proviamo a indagare. Allora, i liocorni è un nome un po' strano, a me ricorda un altro nome. Non è che per caso sono la stessa cosa. Intanto, liocorni avranno delle corna, o forse un corno. Quindi, cosa pensate che possano essere questi liocorni? Ah, l'ho sentito, qualcuno l'ha detto. Chi è stato? Ah, brava! Brava, brava! Allora, i liocorni sono gli unicorni! Bimbi, oggi facciamo il trucco degli unicorni! Siete felici? Io sì, molto! Il trucco dell'unicorno mi piace tantissimo. Adesso vi dico rapidamente i materiali che ci serviranno. Come al solito, un pochino d'acqua da tenere lontano dal computer. I nostri pennelli. Il nostro Scottex, i nostri colori ad acqua e oggi nello specifico utilizzeremo un po' di rosa, un po' di bianco, un po' di giallo, un po' di nero, ma potete usare tutti i colori che vi piacciono perché l'unicorno è un animale di fantasia e quindi potete farlo di tutti i colori che volete. Poi, come al solito, abbiamo il nostro amico specchio che dovete utilizzare per non fare i pocci. I pocci. Volevo aprire una piccola parentesi perché una delle mie piccole fan mi ha chiesto cosa voglio dire quando dico di non fare i pocci. Fare i pocci vuol dire che prendete i colori, li pocciate nell'acqua e poi ve li spalmate in faccia senza guardare dove spalmate, cosa fate. E quindi fate una cosa che non è niente di quello che vi ho insegnato io e quindi dopo fate un poccio. Quindi una cosa che non sempre è bella. Però a volte da un poccio può nascere anche un'opera d'arte. Quindi io vi consiglio di usare lo specchio per non fare delle cose brutte, per imparare quello che vi ho insegnato io. Però ogni tanto potete anche divertirvi a fare qualche poccio. Adesso partiamo con il trucco. Come prima cosa prendiamo un po' del nostro colore bianco e andiamo a disegnare quelle che sono le orecchie del nostro unicorno. Dove le disegniamo? Le disegniamo esattamente qui, sopra le nostre sopracciglia. Andremo a fare due specie di triangoli che sono appunto le orecchie del nostro unicorno. Guardate un po'. Una volta che le abbiamo fatte, le riempiamo di bianco. Poi, finché abbiamo sempre il nostro pennello sporco di bianco, andiamo a iniziare a fare un pezzo del nostro unicorno. Lo faremo pezzo per pezzo, quindi non vi preoccupate e soprattutto non vi spaventate se subito non capite. Però, finché abbiamo il pennello sporco di bianco, usiamo questo. Iniziamo a fare così. Una piccola parte, una specie di macchiolina, un'altra un po' più piccolina sopra e un'altra ancora, l'ultima qui in alto in mezzo alla fronte. Facciamo queste tre macchioline, vedete? Una, due, tre, un po' come delle mandorline, diciamo, così, nel centro della fronte, la più grande, una media e una più piccolina in alto. Dopo vi spiegherò perché. Adesso cambiamo il colore e andiamo a prendere un po' di rosa. Con il nostro rosa andremo a fare la parte interna delle orecchie e poi un pochettino l'altra parte del nostro corno. Però ricordatevi che non è necessario che la parte interna delle orecchie, le parti del corno o la criniera siano per forza rosa. Gli unicorni possono essere di qualsiasi colore, quindi scegliete voi i colori che vi piacciono di più. Io scelgo il rosa perché mi piace molto. Allora, partiamo. Una. E due. Poi, sempre con il nostro rosa, andiamo a completare il nostro unicorno che è tutto attorcigliato e in questo caso io lo faccio bianco e rosa, sempre perché mi piace molto. Quindi andiamo a fare delle altre mandorline, come avevamo fatto prima quelle bianche, ma ne facciamo due rosa.
sembra un po'. Vi ricordate quei dolci morbidi, tutti arrotolati bianchi e rosa? Ecco, l'ho fatto un po' simile così perché anche quelli mi piacciono molto. Poi, sempre finché abbiamo il nostro rosa, andiamo a fare un pochettino la criniera del nostro unicorno. Quindi andremo a fare un po' di ciuffettino qui intorno al corno e poi un po' di ciuffi che scendono qui laterali, come se fosse un po' spettinato. Partiamo. Considerate che sempre io lo faccio un po' rosa, poi andrò a mettere anche degli altri colori, ma potete farlo sempre del colore che volete anche la criniera. Facciamo un po' come un ricciolo, vedete? Ecco qua. Ma dopo lo completiamo con un altro colore. Come secondo colore io ho scelto l'azzurro, perché se lo andiamo a mescolare al rosa fa un po' di lilla, che mi piace molto. Facciamo così. E seguiamo un po' le linee che abbiamo fatto prima. Vedete, seguiamo il nostro ricciolo anche dall'altro lato. Non dobbiamo coprirlo tutto, ma fare qualche righetta, così i colori si mescolano e fa un po' questo effetto, vedete, arcobaleno rosa e azzurro. Riprendiamo un po' di bianco, ma magari se riusciamo con un pennello un po' più piccolo, e andiamo a fare qualche altra sfumatura nella nostra criniera, sia sulle guance che sulla fronte. Così i colori si mescolano e la criniera è più bella e si vede meglio, vero? Ecco, così anche la mia criniera adesso è rosa e bianca. Visto? Un po' di azzurro, un po' di rosa e un po' di bianco. Stessa cosa in tutti i lati e sulla fronte. E adesso invece passiamo all'ultima parte, quella con il nero. Cosa andiamo a fare con il nostro nero? Andiamo a ricalcare tutto quello che abbiamo fatto e a dare più definizione, in modo che si capisca meglio che cosa abbiamo fatto. Le orecchie, il corno, la criniera. Guardate un po'. Mi serve lo specchio questa volta, se no non ci vedo. Ricalchiamo. Le nostre orecchie, per esempio. Qua nella parte interna diamo un pochettino di tridimensionalità. Ecco. Poi andiamo a ricalcare anche la nostra criniera, che ci arriva di qui. Qui non deve essere tutto perfettamente definito. Queste righe nere servono per dare l'effetto dei peli della criniera. Chiaro? Ecco qui, come vi ho detto, ho ricalcato tutte le orecchie del nostro unicorno. Poi ho ricalcato tutta la nostra criniera. Ho fatto anche qualche riccioletto, vedete? Qui. E poi anche il nostro ciuffo qui all'interno, vicino agli occhi, vicino alla fronte. E adesso invece facciamo insieme
il nostro unicorno. Dobbiamo ricalcarlo come abbiamo ricalcato tutte le altre parti, con il nero, così si vede meglio. Quindi senza andare a perdere le forme che avevamo dato prima, quindi quelli di quelle mandorline bianche e rosa, andiamo a ricalcarle con il nero. Ricordandoci che è un unico corno, vero? Che come vedete si va a rimpicciolire fino ad arrivare alla punta dell'unicorno. Ecco qua. Una volta che abbiamo finito di contornare tutti i nostri disegni con il nero, andiamo a dare un po' di magia a questo trucco. E cosa facciamo? Anzi, cosa ho già fatto io in parte? Facciamo delle piccole stelline. Le ho fatte gialle, ma dopo le aggiungerò anche di bianche. Le dobbiamo fare più grandi, più piccole, sparse per tutto il nostro trucco, come se fossero delle stelline che brillano. Vi faccio vedere come le faccio, perché se non sapete fare le stelline, quelle classiche, quelle con le 5 puntine, vi insegno a fare invece queste, che sono molto più semplici. Guardate un po' come si fa. Dovete fare dei trattini, uno dritto in verticale, uno in orizzontale, e poi andate sempre a incrociare al centro, vedete? E quindi sembra una stellina che sfarfalla. Poi le potete fare, che sberluccica, mi piace di più, e poi le potete fare sparse per tutto il viso, sia gialle che bianche. Guardate un po', ve ne faccio un'altra, e cambiate le dimensioni, perché così sembra effettivamente, se ne fate un po' più grandi, un po' più piccole, sembra effettivamente che sfarfallino. Guardate un po'. Piccolina questa, non si vede, adesso la ricalco. Ne faccio un pochettino delle altre, poi le faccio bianche anche. E voilà, questa si vede meglio, vero? Questa c'è un po' la luce che spara troppo. Vi faccio vedere anche con il bianco. Ecco, vedete quante stelline che ho fatto, sia bianche che gialle, grandi e piccole. Poi le potete fare anche sulla vostra criniera, sulle vostre orecchie, proprio come se brillassero. Vi faccio un'ultima stellina bianca, la andiamo a fare qui, così si vede bene. Ecco qua, quante stelle! Un ultimo tocco di magia che possiamo dare a questo trucco, e lo possiamo dare se la vostra mamma ha in casa qualcosa che in teoria non dovrebbe avere, ma che magari le è rimasto da quando se li metteva per andare a ballare. Potete chiederle se ha qualche brillantino, o io lo so che ci sono nascosti in qualche cassetto, lo so, anche se non dovrebbero, ma ci sono qualche brillantino, qualche ombretto con un po' di brillantini, oppure potete anche chiederle se vi mette un po' di rossetto, oppure se vi mette un po' di rosa sulle guance, così sembrerete un unicorno ancora più bello. Metto un po' di brillantini. Come possiamo metterli? Se sono quelli liberi, così, no? Quelli nei barattolini, tipo anche quelli che si usano per metterli sui disegni, potete mettere un po' di burro cacao anche sulle parti del viso, se volete, e dopo poi con un pennello o con le dita andate a fissarli. Ecco, vedete come brillano. Andate a appoggiare dove avete messo il burro cacao, per esempio. Io sulle labbra ho fatto così, mi sono messa il burro cacao e poi ci ho appoggiato sopra i brillantini, così rimangono. E voi potete metterli dove volete, state solo molto attenti con i brillantini a non metterveli dentro gli occhi, perché fanno male. Ecco, così però il nostro unicorno è tutto brillantinoso e glitterato e scintillante. E adesso, come ultima cosa, vi insegno il balletto della foresta. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e l'aquilone e il gatto, il topo e l'elefante. Poi bimbi, di nuovo da capo con il vostro balletto. Ciao bimbi, alla prossima, un bacio grande.